Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Era da un po' di tempo che non facevo un video di questo tipo perché diciamo che ultimamente ho letto molto meno e molto più lentamente, quindi insomma sono un po' in ritardo sulla mia solita tabella di marcia delle letture. Però insomma alla fine ho letto questo libro di Ulf Dorn che si intitola Gli Eredi e devo dire che rispetto a tutti gli altri libri che io ho letto dello stesso autore, questo è quello che in assoluto mi è piaciuto meno. E devo dire che non mi ha assolutamente entusiasmato, non tanto per il modo in cui è scritto, perché comunque è scritto in modo scorrevole e in modo avvincente, però i contenuti della storia li ho trovati veramente troppo assurdi e quindi alla fine diciamo che non ne sono rimasta particolarmente soddisfatta. È la storia di Laura che viene trovata a seguito di un incidente stradale, intrappolata nella macchina con una bambina morta nel bagagliaio e una pistola scarica. Quindi viene subito portata alla centrale di polizia e interrogata. L'interrogatorio è condotto da uno psicologo che vuole capire se nel racconto di Laura ci sono, diciamo, degli elementi di verità o se è tutto frutto di una sua fantasia, di una sua psicopatologia, tra virgolette. Quindi la interroga, pazientemente ascolta la storia che lei ha da raccontargli e piano piano si rende conto di quanto questa storia sia effettivamente assurda. Però la cosa veramente particolare è che in quel paese sono scomparse ben 164 persone, quindi la polizia ha molto bisogno della versione di Laura per capire effettivamente cosa sia successo, perché tutto non è limitato alla bambina che viene trovata morta nel bagagliaio, che poi è la nipote di Laura, ma anche alla scomparsa di tutte queste persone. Quindi è comunque veramente fondamentale capire che cosa sia successo. Laura racconta tutta la storia e racconta come la nipote, bambina spensierata, tranquilla e giocosa, ad un certo punto sembra essere stata in qualche modo ipnotizzata da qualcosa di inspiegabile, perché spesso questa bambina guardava verso l'alto, sembrava parlare con qualcuno che però in realtà non c'era, quindi con una specie di entità. E in qualche modo sembrava esserne ipnotizzata, ha cominciato ad avere dei comportamenti molto strani, molto particolari, ha cominciato ad essere assente, ha cominciato a fare delle cose che prima non aveva mai fatto e tutto questo ha portato ovviamente allo svilupparsi della storia della quale non vi racconto altro, altrimenti vi spoilerò il libro. Però quello che vi posso dire è che secondo me questa storia è abbastanza assurda, quindi comunque a me diciamo che non è piaciuto particolarmente per questo motivo. Io da questo autore mi aspettavo qualcosa che fosse corrispondente poi alla realtà, come in tutti gli altri suoi libri, perché per quanto lui racconti delle storie molto particolari, sono cose che comunque nella realtà possono esistere, perché comunque parla di persone che a livello psicologico, diciamo, sono alquanto disturbate e tutto quello che succede in quei libri, diciamo che magari non è così comune, però è verosimile. Invece in questo caso mi sembra proprio completamente assurdo e quindi sinceramente la mia recensione questa volta non è positiva. Però ovviamente questo secondo quelli che sono i miei gusti personali, perché io ho visto recensioni di persone che invece hanno apprezzato molto questo libro, quindi credo che dipenda molto molto dai vostri gusti personali. Quindi è possibile anche che quando voi leggerete questo libro lo troviate invece molto bello e che comunque lo apprezziate. Quindi questa è solo ed esclusivamente la mia opinione personale. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto, cosa ne pensate. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima.